Nuoto, mondiali, detti in finale nei 400 SL, ok la 4x100. Ledecky già da record. Strappa il pass per la finale anche la 4x100 stile libero maschile, quarto miglior crono in batteria, 31.326. Luca Dotto apre con 4.905, Ivano Vendramme, 4.785, e Alessandro Mieressi, 4.794, nuotato due ottime frazioni lanciate e Filippo Magnini chiude in 4.892. Siamo in 5 per 3 medaglie, dice Magnini. Se limiamo alcuni dettagli possiamo giocarcela. Non abbiamo sentito la pressione della vigilia, i ragazzi sono stati bravissimi nelle frazioni centrali. Sono partito davanti agli altri, ho rallentato negli ultimi 20 metri per risparmiare energia. Dotto ha rotto il ghiaccio ma in finale nuoterà sicuramente una frazione più veloce. Il miglior tempo è del Brasile, 31.234, davanti ad Australia e Stati Uniti. Niente da fare per la staffetta femminile, decima in 33.908 con un ritardo di 79 centesimi dalla Danimarca, ottava e ultima a passare. Davanti a tutte ci sono le statunitensi con 33.335. Dopo le finali mondiale e olimpica speravamo di superare il turno eliminatorio, ma purtroppo le ragazze hanno avuto dei problemi nei fisici dopo gli assoluti e quindi sapevamo di essere leggermente in ritardo, racconta Federica Pellegrini, ultima frazionista in 5.390, che martedì nuoterà le batterie dei 200 stile libero, dove potrebbe conquistare la settima medaglia iridata consecutiva in 8 partecipazioni, difficile esprimere delle sensazioni in vista della gara individuale. Ho nuotato sotto le onde, senza forzare molto sperando di dare di più in finale. Ma la bracciata che, così come l'efficienza. Sono molto contenta di aver svolto il collegiale premondiale in una sorta di clausura. Sono stata fuori dal mondo. Mi sono estraniata, concentrata. Nei 50 farfalla undicesimo Piero Codia in 2350, a 29 centesimi dal suo record italiano. Le batterie sono dominate dall'ucraino Andriy Govorov in 2292. Sarà difficile entrare in finale, ma posso buttare giù qualche decimo. Ho nuotato senza particolari difficoltà e sono fiducioso. Terzo tempo in 2305 per Joseph Scholing, nuotatore di Singapore che ha battuto Michelle Phelps alle Olimpiadi di Rio sottraendogli la corona di re dei 100 farfalla. Ottavo l'idolo Magyar Olaszloksé in 2341. Nei 100 rano Nicolò Martinelli prosegue in semifinale con il 5/8 tempo di 5.933, ad un decimo dal record italiano, mentre Fabio Scozzoli si ferma al 18° posto. Ho disputato una buona gara, oltre le aspettative, dice Martinelli, ho la gola infiammata e probabilmente anche un po' di febbre. È sempre emozionante gareggiare con atleti di questo livello e mi dispiace per l'assenza di Van der Burg perché sarebbe stato molto stimolante nuotare a fianco a lui. Peati è andato veramente molto forte. Per il resto ce la giochiamo.